Vale! Vale! Sì, andiamo prima in radio, adesso stiamo andando in radio, dovremmo essere lì alle 2, ma ovviamente abbiamo incontrato tipo, sì, è una manifestazione, non lo so, hanno chiuso un pezzetto di corso in Buenos Aires. Dai, che siamo in ritardo, su! E quindi arriveremo, penso, spero, tra un quarto d'ora. Dobbiamo essere lì alle 2! Facciamo sta roba in radio e poi andiamo in convention. Noi abbiamo proprio parcheggiato davanti. Corri perché dobbiamo essere su alle 2. Ok, ciao. 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 Sì, sì. Ciao. Dai, bisogna essere spietati, dai, che cazzo. Andiamo? No, è Eugenio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, come stai? Ciao, sì. Ciao. Bene, tu? Bene. Chiudo. Via. Gita a Milano? Olè. Siamo dai ragazzi di Zen Way. Allora corri, corri. Via di qua, via di là. No. Dopo dicono che le donne sono in ritardo sempre. Cazzo, non uscite mai con Eugenio Scotto perché è l'unico uomo al mondo che ti fa aspettare ore. Corri! Santi Dio! Sempre in ritardo, Ele. Sempre in ritardo è questa ragazza, Scotto, sempre. Hai preso i documenti? Sì. Ok, tieni. Credo di averli, non lo so. Tieni, sì, devi tenermi l'iPad. Ti tengo tutto. No, solo l'iPad. Ok, vabbè. Se non c'è chiuso, non ci fanno entrare qua. No! Sono stata coi bigodini tipo tutta la notte, tutta la mattina in viaggio coi bigodini. Guarda che merda. Ma secondo me no, ma poi lei ci mette ore e ore a fare questi cavoli. Scusate, infatti... cacci, che peggiori la situazione. I boccoli non si vedono per niente. Infatti, ma prima c'erano però. Ma non so, non guardi mai su YouTube tutte quelle ragazze. I tutorial, ho guardato il tutorial di Clio, questo è risultato. Non fa così. Entra così, non bisogna... Entra no, così. Sì, ci sentiamo. Andalo. Vai. Qua puoi entrare. Ma non posso entrare. Sì, qua puoi entrare. Ciao. Come stai? Bene, tu? Sto Paolo? Come stai? Sto a posto? Bene, tu? Alla grande. Sai che una volta c'erano sempre le... ovunque andavi, ma voi siete troppo giovani qua. Oh, ti ricordi quando c'erano le telecamere di Match Music ovunque? Guarda che occhiaia. Ma dove? Cazzo, stanotte russava, tutta la mia famiglia russava. L'unica che non è riuscita a dormire sono io. La sua famiglia, che poi tra l'altro sono lei, suo marito, pensa, infatti ogni volta fa le bimbe, sapete chi sono? Due cagne. Tre. Ah, tre cagne. Certo. Come si chiamano? Valentina, Camilla e Matilde. Con i nomi poi proprio di persone nonne, Ciccina, no, proprio Valentina, Camilla e Matilde, che nomi? Già tira. Tanti anche i cani ti voglio. Allora facciamo i ragazzi per bene, sì, perché siamo, sì, innanzitutto siamo a livello numerico in superiorità. Esatto. E poi non capita tutti i giorni di avere una ragazza tra noi. E neanche due consulenti che si fanno in quattro per te. Che canzone è? Cosa vuol dire questa cosa? No, è la canzone di Bennato. Ecco, allora diamo il benvenuto alla nostra ospite. Perché hai questa voce da Costanzo? Scusa. No, è da Marzullo. Piano, piano. Piano, a bassa voce, un po', sì, come piace a noi. Bravo. Buongiorno a Elena. Buongiorno. Elena Grimaldi. Ho un po' paura a stare qua di accanto cosa? A voi. Sono ovviamente guarda, minoranza. Un po' paura ce l'ho anch'io, fai te, guarda. Allora, perché sei no, qui? No, non devi averne. Giuro, sono buonissima. Sì, con l'età sì, sono lo vediamo. Buona. Sei diventata più buona, sì, ok. Raccontaci un po' di questa tua avventura che parte da YouTube. Allora, il tutto è nato perché un giorno leggo un sondaggio che diceva che le donne italiane sono le donne meno soddisfatte in Europa.
non per colpa vostre, mia, tra l'altro. Magari le vostre. Fate in quale in campo segmento sessuale. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Le vostre tre forse non avevano. No, no, non facevano parte del sondaggio. No, ma per carità, è probabile. E allora da lì mi sorge una domanda e dico: ma come? L'uomo italiano è noto come Stallone, come Playboy. Italians do it better. Yeah, e Alba is on the mic. Evidentemente non così tanto bene. E quindi? Se la donna è insoddisfatta. Allora mi hanno detto: creiamo con io e altri due ragazzi, Lorenzo e Eugenio, abbiamo creato una serie di piccoli video, ovviamente all'inizio nati in casa, molto casarecci. Amatoriali. Diciamo, amatoriali. Dove tu spiegavi cosa. Dove io davo dei piccoli consigli. Sulla base di quale esperienza? Dan dan dan. Scusa, per chi non ti conosce è importante saperlo. Io nella vita facevo l'attrice hard. Ok, perfetto. Quindi sulla base di questa esperienza sei in grado di... se no uno dà dei consigli. Allora, ma magari, magari in grado non lo sono, però mi impegno a dare dei piccoli consigli su Leo. Brava! Faccio un esempio. Allora, adesso noi abbiamo fatto un paio di video che erano sui consigli di Natale, adesso ne abbiamo fatto uno su San Valentino. Ecco, un paio di consigli per lei e per lui per San Valentino. Adesso c'è il carnevale anche. Vestiti mascherati. Sul carnevale ho paura, dei consigli. Non ho idea di cosa possa venire fuori. Ma sui tipo, travestimenti, se io eviterei. La sera di carnevale mi presento in camera, mia moglie lì sul letto, tutta già predisposta a manetta di pelo, vestito da Obelix, secondo te la libido? No, infatti la libido vai. Per quello che il carnevale abbiamo abbandonato l'idea sbaglio di poter, sempre il costume. Di poter fare un video. Ma sono, diciamo, soft. Sì, molto soft, ovviamente. Vomodiciotto o no? No, assolutamente. Su YouTube aperte tutti molto, molto educativi, educativi in un certo senso, magari educativi no, però un po' sì, sì. Facciamo un esempio. Allora, si avvicina San Valentino, noi dobbiamo dare dei consigli a chi ci sta ascoltando su come rendere, diciamo, più piccante. Efficace, piccante la loro serata di San Valentino per lei e per lui. Vai. Allora, io direi subito, non ce n'è fuori, no. Perché costa troppo, troppa gente, troppo casino, sia sbattimenti a uscire magari ai figli. Stai a casa. Stai a casa. Cenettina magari intima, carina, musica di sottofondo, qualche candela. Dove? Sul tavolo, in giro, dopo che hai messo a letto i bambini, ti metti. Magari cucini insieme, che è molto carino, con qualche ingrediente afrodisiaco, che può essere, non so, il cacao. Lo zenzero. Anche lo zenzero. Ah, il peperoncino. Quindi anche? Quella gita che avevo pensato. Quanto ne sai? Alle Roi Merlin. No. Ho visto tutti i tuoi video. È un fan in discorso. Quelli nuovi, dico. Eccola. E poi? Quelli nuovi, sì. Si prepara qualcosina da mangiare e si sta un po' insieme in intimità. Mm. Si cerca di creare un'atmosfera intima. Un po' privata. E poi ci sono tutta una serie di consigli che nei video dai. Dopo sì, ci sono una serie di consigli. Noi adesso con questo video abbiamo creato una serie di ricette molto veloci, semplici, che si possono fare in coppia. Conosciamo, ma a livello di ricette siamo abbastanza a posto. E dopo l'altro step che sull'altro step io posso darti una mano sull'inizio, dopo però devi dare del tuo. Improvviso. Dopo mia cara volpe, vai col grana che c'è in tasca. Ma com'è che ti stai facendo un viaggio tu, Alba? Che la roba. Se vuoi torno. No, ma io sono e mi dici com'è andata la serata. Sì. Io intanto ti posso dire cosa puoi. Tu hai già idea su cosa comprare alla tua donna per San Valentino? Hai fatto un'idea? Lui voleva passare al Mac Drive. Che cioccolatini? I cioccolatini sono vecchi. Allora ne parliamo dopo, dai. No, adesso voglio sentire su così. Cosa dovrebbe comprare? Beh, ci sono un sacco di cose. Ad esempio, intimo particolare, candele profumate anche da massaggio. Ma dici che la cresta colorata brutta? No, c'è del cioccolato per pitturarsi, ovviamente commestibile. Posso farti un Rembrandt di cioccolato nella schiena? Saresti bello cosparso di cioccolato. È vestito da Capitan Ventosa? No. Ciao Luca! Scusa, però io ho una domanda. Ma lo puoi riutilizzare anche carnevale il vestito? De André diceva che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Se mi presento con una cazza, va bene, Elena, grazie per essere stata con noi. Grazie, cavalli! Ciao Elena! Io mi interesso le cose. Fantastico, un po' di cioccolato saresti una crema però. Grazie. Fantastica Elena, grazie. E vi porto la cioccolata da dipingersi. Sì, okay. Facciamo un saluto al canale YouTube. Ciao! Ciao! Cosparsi di cioccolata spacchiamo! Imparateci tante cose che siamo indietro. Oh, vai, veniamo a vedere! Ragazzi, vi devo un mega favore. Grazie a te.
Grazie, speriamo.